Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. E dato che oggi è lunedì, benvenuti ad un nuovo tutorial. Nel tutorial di oggi andremo a vedere un gioco di immaginato che me lo state chiedendo in tanti, che si può fare in piedi, quindi stand up. Ovvero mettiamo caso che siamo in quella situazione dove siamo in mezzo alla strada e vogliamo far vedere un gioco di magia, siamo in piedi e non abbiamo un tavolo. Ecco, questo è un gioco di magia adatto per questa situazione. È molto semplice da fare ed è molto d'impatto. Quindi come prima cosa non ci mettiamo al tavolo e vi faccio vedere la performance. Allora ragazzi, il gioco di magia è il seguente: si mescolano le carte e chiedo allo spettatore di dirmi stop in un punto qualunque. Io taglio le carte così e lo spettatore mi dice stop. Metti caso che lo spettatore mi dica stop qua, si ricorda la carta alla quale è capitato, ok, guardatela, ricordatela, e si lascia così da qualche parte in mezzo al mazzo. Io mescolo così le carte e ora la carta è dispersa. Fate attenzione perché io posso sì mescolare le carte, ok, però voglio trovare la tua carta in un modo molto particolare. Infatti vado a sensazione, così, tac, e credo che questa sia la tua carta, il 2 di cuori. Era la tua? No, non era questa? Ci assomiglia però, ci assomiglia. Ok, perfetto, allora aspetta un attimo che l'appoggio qua. Magari sono fortunato ed è quella dopo. Un 3, il 3 di cuori. Oddio, hai detto che ci assomiglia. Un 2 e un 3, non dicono niente. Non ti dicono niente queste carte. Ah, 2 più 3 fa 5 di cuori. La tua carta era un 5 di cuori. Fai attenzione, mi basta sommarli e infatti ora abbiamo la tua carta, il 5 di cuori. Voilà! Allora ragazzi, come avete visto la magia è molto flash, molto bella, super d'impatto e non è che utilizzi molta tecnica, quindi andiamo subito a vedere come si fa. Come prima cosa quello che dobbiamo fare è forzare, cioè la carta che forzeremo sarà un 5 o un 6, potete scegliere voi la carta che da forzare, possiamo anche forzare un 7, ma la cosa più importante è che dobbiamo forzare un numero. Il numero più facile tra virgolette da sommare è il 5, perché appunto è formato dal 3 più 2 e sono numeri molto facili da calcolare, per questo io scelgo il 5. Potete scegliere il 5 di cuori come ho fatto io, oppure potete prendere, non lo so, il 5 di picche, qualunque cosa. Potete prendere anche un 4 e fare 2 più 2. Io in ogni caso vi farò vedere come ho fatto nella performance, quindi con un 5 di cuori. E vado inoltre a preparare il 3 di cuori e il 2 di cuori, che sono esattamente qua. Queste carte vanno sul fondo, in questo ordine: 5, 3 e 2 o 2 e 3, non è importante. L'importante è che il 5 sia sul fondo. Puff. Questo è il nostro setup. Ora qui possiamo partire con un miscuglio, quindi mescoliamo le carte, ovviamente tratteniamo le ultime non mescolate, quindi facciamo così, tac, mescoliamo un po' di carte e mescoliamo tutte le altre carte sopra in modo tale da non andare a mescolare queste tre, ok? Questo ormai lo sappiamo. E ora andremo a forzare il 5, che è l'ultima carta. In realtà per farlo è molto semplice, perché ci basterà tagliare le carte una volta o due volte mantenendo la separazione. Quindi io mantengo la separazione così con il mignolo, 5 sul fondo, taglio, swing cut, mignolo e mantengo la separazione, e qui vado a fare la forzatura di questa carta. Quindi faccio una dribble force che abbiamo già studiato in un tutorial precedente, quindi in caso ve lo lascio qua sopra. Si sposta il break dal mignolo al pollice, così, dal mignolo si porta al pollice e si fanno scorrere un po' di carte. E quando lo spettatore ci dirà stop, andiamo lentamente, andiamo molto lenti all'inizio, ci diciamo allo spettatore: dici stop quando vuoi. Ovunque lo spettatore ci dica stop, noi lasciamo cadere tutte quante le carte sotto la separazione. Quindi metti caso che dimmi stop quando vuoi, stop. Ok, lasciamo cadere tutte le carte sotto la separazione e facciamo ricordare il 5. Se avete paura di fare questa forzatura, potete fare la riffle force invece della dribble force. Ed è ancora più semplice: teniamo il mignolo dove c'è la nostra carta che dobbiamo forzare, quindi così, e scorriamo con il pollice. Ci facciamo dire stop dove vuole, stop, indipendentemente da dove lui ci dica stop. Quindi metti che ci dica stop qua o qua o qua, non è importante, tanto noi alziamo sempre al mignolo. Quindi metti che lo spettatore ci dica stop qua, noi andiamo ad alzare tutte quante le carte sopra il mignolo. Dopo aver fatto ciò, ributtiamo le carte sopra e teniamo la separazione di nuovo con il mignolo. E qui portiamo tutte le carte in fondo al mazzo facendo un doppio taglio. Quindi taglio, lascio cadere e ora le carte sono sul fondo. Vi faccio rivedere il tutto: tre carte sul fondo, queste tre carte così sul fondo, taglio, mi faccio dire stop dove vogliono, ok, in ogni caso noi alziamo sempre al mignolo, facciamo ricordare la carta, 5 di cuori, buttiamo sopra, mignolo, sposto il break dal mignolo al pollice, quindi così, tac, olè, prendo un po' di carte, doppio taglio, le porto sopra, lascio cadere tutte le carte sotto la separazione e le porto sopra. E ora abbiamo di nuovo il nostro piccolo setup sul fondo. E ora quello che facciamo sarà portare queste tre carte come sono dal fondo alla cima. Potete trovare il metodo che preferite, potete utilizzare quello che preferite. Quello che ho detto io nella performance, se non sbaglio, era tutte, potevi scegliere la carta che volevi, ok? E prendo una separazione sulle ultime tre con il mignolo, tac, apro, conto tre,
prendo la separazione con il mignolo, quindi le conto così, apro, faccio vedere, conto 1, 2, 3, metto il mignolo, ci infilo il mignolo, tac, chiudo, le sposto in posizione di overhand shuffle, quindi la mano destra arriva, sposto il break al pollice e mescolo. Ma in realtà quando arrivo alla separazione tutte le carte rimanenti, le tre carte, vanno sopra, tac, in modo tale da spostare il nostro setup da sotto a sopra. Ve lo faccio rivedere, potevi scegliere le carte che volevi, vedo le ultime tre, prendo la separazione con il mignolo, sposto tutto, adesso lo sto esagerando ovviamente, al pollice, mescolo, che in realtà sono dei piccoli tagli, tac, e quando arrivo alla separazione appoggio tutto quanto sopra. E ora ci ritroviamo in questa situazione qua. Puff. Fatto velocemente, la tua carta è da qualche parte in mezzo al mazzo, ovviamente io posso anche mescolare, ma tanto non so dove si possano trovare, ok? E in realtà è terza dalla cima. Ora facciamo un falso taglio, che è questo, che è come quello che ha spiegato Danny D'Ortiz in Utopia, che abbiamo già visto in passato, e dove sostanzialmente tagliamo, teniamo la separazione, appoggio sopra e tutta la separazione sotto la porto sopra, ok? Oppure potete fare la variante dove è un falso taglio completo, dove invertite questi due mazzetti, cioè questo mazzetto col mignolo si sposta e si prende così. Questo l'abbiamo già visto in passato, quindi vado abbastanza rapido. In ogni caso facciamo un falso taglio qualunque, che potrebbe essere anche questo che abbiamo visto nel tutorial per la produzione degli assi. Facciamo questo con la scusa di dire cerco di capire qual è la tua carta, ok, potrebbe essere questa, e giro la prima, ok? Faccio questo gesto per girare la prima, tac, il 3 di cuori, è la tua? Ovviamente non è la sua, e diciamo, ma ci assomiglia almeno? E lo spettatore ci dirà, sì, ci assomiglia, ah, ok, allora vediamo se sono stato fortunato, magari ho sbagliato solo di una, e questa la mettiamo in mezzo, ok? Quindi facciamo un riffle e l'appoggiamo in mezzo, vediamo se sono stato fortunato, e giro la seconda, un 2, il 2 di cuori, era la tua? E qui, mentre indico il 2, prendo col pollice e conto due carte, due, ok? Una e due carte, conto due carte, cioè vado a recuperare il 5 di cuori con il pollice, tac, tac, e la sposto al mignolo, cioè andiamo a prendere il break sopra le prime due carte, in modo tale da avere una sorta di doppia presa, però con una carta di dorso. Quindi fatto velocemente è, tac, la tua carta, il 3, era la tua, vero? No? Non ci assomiglia? Sì, ci assomiglia, ah, allora vediamo se sono stato fortunato e magari è il 2 di cuori, è il 2, e prendo la separazione così. Ok? Contando, in realtà è molto semplice. Tac, paf. Ma se siete più pratici potete prenderla con il mignolo. Io faccio così perché è più veloce. Tac, conto una, conto due e prendo la separazione. Il 2 era la tua? No? Però ci assomiglia. Quindi mi stai dicendo che non era né il 3, qui ancora la separazione sopra 2, e appoggio sopra. Prendo tutte e tre le carte, quindi sono così. Tutte e tre, ok? Le porto via. Dico, quindi non era il 3 e lo metto squadrato, e non era il 2, qui in realtà ho due carte, quindi fatto veloce è, quindi non era il 3, indico, e non era il 2, ok? Qui sono due carte squadrate, tac. E ora quello che faccio è semplicemente appoggiare queste due carte nel palmo della mano, come se le stessi andando ad impalmare. In realtà sono così, ok? Per farlo è semplicissimo. Appoggio la mano sotto e la vado a prendere così. E posso anche tenerle belle forti, perché tanto non è importante. L'importante è che non si spaino, ok? Quindi, fatto veloce, lo rifaccio. Quindi, la tua carta non era il 3 e non era neanche il 2. Che carta era la tua? Il 5? No, non ci credo. 3 più 2 fa 5. Allora mi basta sommarle. E quello che facciamo è ruotare la mano, tenere le carte ben salde, fare un bello schioppo, appoggiare la carta sopra e automaticamente è tutto fatto. Tac, ve lo faccio rivedere. Carta era la tua, il 5? No, basta sommare. Faccio questo. Lascio cadere, ma in realtà facendo questo, quello che succede è automaticamente che la carta si trasforma, ok? Quindi la tua carta non era il 3 e non era neanche il 2, che carta era? Il 5? No, non ci credo. Allora basta sommarle e automaticamente ora abbiamo il 5 di cuori. Fine. Una volta arrivati qua, una volta fatto questo cambio, e ci ritroviamo in questa situazione dove abbiamo il 3 di faccia o il 2 di faccia, e questa carta la lasciamo in mezzo, abbiamo finito il gioco, e qui quello che possiamo fare è contare di nuovo 2 col pollice, ok? E fare questa mossa per pulire. Puff. Quello che in realtà abbiamo fatto è prendere due carte, spostare con l'indice questa carta, mentre muoviamo la mano verso il basso, ok?
Tac, pinziamo questa carta, quindi il 3, con queste dita, così, facciamo così e siamo puliti. Fatto veloce questo e non si vede niente che giriamo la carta. È proprio nel caso in cui vogliate pulire il mazzo di carte, se dovete fare altri giochi dopo. Quindi questo era il gioco, ve lo faccio rivedere ancora una volta a velocità normale tutto. Setup 2, 3 e 5 o 3 e 2 e 5 sul fondo. Faccio un miscuglio qualunque cosa mantenendo sotto le carte. Tac. Taglio, forzatura o dribble o riffle, come preferite. Dimmi stop dove vuoi, stop, guardala, ricordala. Butto sopra, tengo il break, doppio taglio, porto tutto quanto sotto, ok? E dico la tua carta si potrebbe trovare da qualche parte, conto 3, metto il mignolo, sposto per overhand e dico sì, in ogni caso io mescolo le carte. E ora le tre carte sono arrivate in cima e dico prova a trovare la tua carta, ta 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 ta, falso taglio, 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 mignolo, porto sopra. Potrebbe essere questa, il 2 di cuori. Era la tua? No? Non era la tua? Però ci assomiglia, vero? Giro la prima, era un 3. Magari era quella dopo ed ero fortunato. Non era neanche un 3? Ah, ok, quindi mi stai dicendo, prendo, che non era né il 2 né il 3. Indico, appoggio il 3, impalmo. Che carta era la tua? Qua ne ho due, ok? Che carta era la tua? Un 5, giro, faccio lo schioppo. Esattamente, mi bastava sommarle, il 5 di cuori. Grazie mille, spero che ti sia piaciuto. Torno indietro e pulisco. Paf, finito. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che abbiate imparato un gioco di magia nuovo. È molto molto facile da fare, è un color change molto molto semplice, l'ho visto anche fare da Tamaritz moltissimo tempo fa. È molto molto figo e molto visual. Come al solito vi dico che se volete acquistare libri o giochi di magia o mazzi di carte, potete trovare il link di SOK in descrizione, e se usate lo sconto Jack Nobile avrete il 10% di sconto. Io vi ringrazio per aver visto il video, se volete vedere gli altri tutorial vi lascio la playlist qua sopra, io vi mando un mega bacio e un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi, fuori piove!